Buonasera a tutti, ciao Leonardo, un saluto caro da Lodi. Stasera è una giornata un po' strana, c'è un po' di nuvole, sole, sole, nuvole, insomma, caldo, freddo, freddo, caldo qui, non si sa bene come vestirsi. Ti metti il giubbotto, te lo levi perché fa caldo, lo rimetti perché c'è il vento, fa freddo, vabbè, passerà, speriamo che arrivi il tempo giusto. Ti volevo dare una ricetta perché mi hai detto che hai in casa del tacchino e precisamente delle lombatine di tacchino. Allora, stammi a sentire. Lo fai in questo modo, vedrai che ti verrà una squisitezza. Tu prendi il tacchino, le tue belle fette di lombata, lo infarini, lo fai soffriggere nell'olio con un po' di burro anche, cipolla e aglio. Poi vabbè, ci metterai anche del rosmarino e se hai della salvia. Fatto rosolare bene, ci aggiungi una sfumata di vino bianco e lo fai andare a fuoco abbastanza sostenuto che deve fare shhh. Quando è bello sfumato, ci aggiungi anche un po' di odori, se ce li hai, non so, un po' di pepe, una sfrigolatina di peperoncino. E un bel mezzo bicchiere di limone. Vedrai che ti verrà un tacchino, perché il tacchino se lo fai così è buono, sì, però è roba da dietetici. Invece se ci metti qualche sapore in più, allora vedrai che ti viene bello saporito. Poi le lombatine hanno in mezzo il loro osso e sono meglio delle fettine. Quella è perché sarebbe il coscio tagliato come a ossobuco sotto la sega circolare. Adesso facciamo un bel brindisi. Qui sono andato giù in cantina a spillare del vino che mi hanno portato dai Colli Albani, dove risiede la villa pontificia dell'emerito Papa Benedetto XVI. E prima di fare il brindisi vi dico una piccola filastrocca. Padre nostro che sei in cantina, sia sempre lodata la tua medicina. Venga a noi il tuo buon vino, purché sia sano e genuino. Sia fatta la tua volontà per goderne la quantità. Dacci oggi come ieri, sempre pieni i nostri bicchieri. E per non indurci all'astinenza, usa bene la tua clemenza. E per tenere allegra tutta la compagnia, liberaci dall'acqua e così sia. Salute amici, ciao Leonardo, un abbraccio e a presto. Mamma, com'è buono, bello fresco, bello profumato. Ciao a tutti. Buonasera amici e ben ritrovati anche questa sera. Un saluto a tutti e un saluto in particolare al mio caro amico Andrea Mann che mi ha dato questa bella ricetta. Caro Andrea, proverò a riprodurre ciò che mi hai spiegato in maniera molto dettagliata. Quindi abbiamo qui la nostra padella dove ci abbiamo già messo dentro la noce di burro, veramente è che una marancia, non è la noce, però siccome devo farne una quantità per 5 persone, e quindi ho messo un po' più di una noce, quindi aspettiamo che questo burro si scioglie e proveremo a fare così i nostri cosciotti di tacchino tagliati a fette, passati nella farina con vino bianco, limone, rosmarino. Vabbè, adesso vediamo mano a mano la procedura. Nel frattempo facciamo sciogliere questa pepita di burro perché è abbastanza grandicella. Forse ho esagerato un po', Andrea, non so, è la prima volta che faccio questa ricetta e non vorrei sbagliare. Speriamo di no. Beh, nel frattempo io mi vado a mettere la farina al tacchino e poi proseguiamo. Io mi sono già infarinato il mio tacchino, l'ho messo già in questa coppa, come potete vedere, ragazzi, ecco qua. Ho messo la farina bianca, adesso dobbiamo aggiungerci qui al burro, che ancora non è sciolto del tutto, della cipolla e lasciamo andare per qualche minuto. La facciamo rosolare per bene. Ragazzi, ieri ve lo dicevo. Qua ci dedichiamo tanto alla cucina, però che
che dobbiamo fare? È bello cucinare, è una passione, è un divertimento, e quindi noi lo facciamo con disinvoltura. Sei bravo Andrea con le rime, mamma mia, mi hai fatto morire da ridere. Vabbè, oggi sono rimasto a casa, non sono andato a lavoro, non ne avevo voglia, però sono andato a dare un'occhiata alla mia barchetta, che troppo ragazzi, bisogna planare e bisogna prendere il volo e a degustarci delle belle giornate, speriamo quanto prima in mare, e ci divertiamo un po', e anche lì cercherò di fare qualche video e voi dite cosa ci presenti, non vi preoccupate, c'è sempre qualcosa da presentare anche in barca. Quindi adesso lasciamo rosolare un poco la nostra cipolla per poi aggiungerci il nostro tacchino che abbiamo già infarinato con la farina bianca. E una volta che la nostra bella cipolla ha raggiunto la sua doratura, ci dobbiamo aggiungere il tacchino. E prendiamo questi bei pezzi di tacchino che abbiamo già passato nella farina e ce li mettiamo nella nostra padella. Ecco qua. Vediamo che riusciamo a combinare stasera. Certo che Andrea mi ha dato una ricetta davvero dietetica, eh? Mamma. Vabbè, che dobbiamo fare? Però sicuramente deve essere deliziosa. Già si sente il buon profumo, vabbè, ma quello è il burro, la cipolla. Caspita, l'ho riempita, eh? Forse ho esagerato un po', vabbè, ma non fa niente. E come dice il nostro amico Gianni Paranormal, non si butta niente e noi non buttiamo niente. Quindi adesso lasciamo dorare il nostro tacchino, lo facciamo cuocere un po' e poi ci aggiungiamo un po' di vino bianco. Quindi il nostro tacchino ha raggiunto la sua, diciamo, giusta quasi doratura e ci aggiungiamo un mezzo bicchiere scarso di vino bianco e lasciamo evaporare tutto il vino, ma nel frattempo ci aggiungiamo anche un po' di sale, giusto per aggiustare il sapore, sempre come se piovesse ragazzi, quella è la parola magica, ci aggiungiamo un po' di sale, perfetto, e come tocco di magia qui in questo piatto ci mettiamo delle spezie, questo è un rosmarino che io ho tritato, eccolo qui, bene, sempre come una pioggia torrenziale, ecco qua, perfetto, e lasciamo asciugare e far evaporare tutto il vino bianco che abbiamo aggiunto al nostro tacchino. E una volta evaporato tutto il nostro vino bianco che abbiamo aggiunto precedentemente, possiamo aggiungerci mezzo bicchiere di limone. Ecco qua. Ci aggiungiamo questo limone e lasciamo cuocere finché non vedremo che si andrà a formare una bella crema densa e ovviamente anche il tacchino deve essere ben cotto. Se necessita, nel caso in cui non è ancora ben cotto, possiamo aggiungere un pochino d'acqua, per il momento lasciamo cuocere, vediamo, magari non ce n'è bisogno, proviamo, anche perché è la prima volta che provo a fare questa ricetta, vediamo un attimino cosa ne esce fuori, spero di non fare brutte figure Andrea questa sera. E quindi il nostro tacchino adesso ci rendiamo conto che è cotto, perché si è formata la famosissima cremina, presumo che sia cotto. Bene, per me è cotto, quindi adesso possiamo passare all'impiattamento di questo splendido piatto. Ed ecco a voi signori il nostro tacchino che Andrea mi ha consigliato, impiattato, e adesso proviamo ad assaggiarlo. Vediamo com'è venuto, dai, vediamo un po'. Scusate, un assaggino che devo fare perché è di obbligo. Vediamo un po'. Madonna mia, Andrea, sei un grande,
Davvero complimenti, complimenti per questa ricetta che mi hai spiegato, e quindi io adesso saluto tutti quanti e voglio fare anche io un brindisi. Un brindisi, tu sei bravo a fare le rime, io no, ci provo, dai. Costo bello madrigale, io mi sento un animale. Se lo bevo quasi tutto, dopo un po' mi sento brutto. Ti saluto in tutti i modi, caro amico Andrea di Lodi. Un bacione e un brindisi a tutti e una splendida serata a tutti. Buonasera ragazzi, ci aggiorniamo per il prossimo video. Ciao ciao, un bacione a tutti quanti.